sulla crisi e il contesto in cui ci troveremo ad operare nei prossimi anni, con l'effetto catastrofico che la crisi ha determinato e determinerà, non è ancora percepito in larga parte dai centri popolari. Voglio dire, non c'è ancora la percezione tra i lavoratori, i pensionati, quelli che pagano e pagheranno la crisi, di cosa sta succedendo e di cosa accadrà. Perché le percezioni allo Stato sono frammentate, no? Per ciò che riguarda l'insicurezza, il timore del futuro. Oppure queste percezioni sono, diciamo, un po' attenuate dai provvedimenti economici, seppur controversi, attuati dal governo e dalla gran cassa ottimistica sullo stato della crisi, no? Sulle conseguenze. Noi questo lo vediamo sia con la difficoltà nel privato a unificare le lotte, nel senso che purtroppo lottano quasi esclusivamente quelli che sono direttamente colpiti attraverso la chiusura delle aziende e così via. E in più a questo si aggiunge una difficoltà nel rapporto tra i lavoratori del privato, quelli del pubblico impiego, parlo in generale ovviamente, non di tutti, che forse pensano di essere tutto sommato al riparo dalle conseguenze della crisi. Credo niente di più sbagliato. La mia opinione è che qui non si salva nessuno, perché l'aggravarsi della crisi determinerà in modo generalizzato un impoverimento per tutti, un peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita. Certo, c'è chi pagherà di più, però cioè, non c'è il buco in cui mi nascondo aspettando che passi e a me non succederà niente. Paradossalmente, come è stato già detto da altri, la percezione più reale della crisi la troviamo al vertice del potere, no? Da quelli che hanno determinato la crisi, governatori, governi e imprese. Tra l'altro la situazione che richiamavo prima sta producendo anche un affidarsi alla delega, aspettare che appunto i governi, i padroni, le banche centrali diano loro la risposta ai problemi della crisi. Per cui da un lato è chiaro che i provvedimenti che sono assunti all'interno della crisi non sono immediatamente percepiti nella loro inadeguatezza, ossia la propaganda sul fatto che non lasceremo indietro nessuno, oppure che gli ammortizzatori sociali, così via, secondo me non fa cogliere invece la drammaticità della situazione. E credo che quanto più la crisi e la sua gestione aggraverà le condizioni di milioni di lavoratori e pensionati, crescerà in realtà una delega di tipo autoritaria che viene chiesta tra l'altro e sollecitata ogni giorno dalle imprese piuttosto che dal governo, dal presidente del consiglio e così via. Inoltre è sempre più evidente che la politica del governo rispetto alla crisi è colta dai ceti dominanti come occasione possibile per addossarne la causa ai residui diritti del lavoro e ai diritti sociali. Cioè, anche questo, voglio dire, lo vediamo ogni giorno.